Stamattina a San Giovanni e Teduccio si è tornato a sparare, aggravante tra la folla, molti bambini, l'orario d'ingresso a scuola. Lei ha più volte detto che non c'è stato il rafforzamento delle forze dell'ordine. Fatto gravissimo, in un orario in cui i bambini e i ragazzi vanno a scuola, in un momento in cui la città si mette in movimento. Più volte abbiamo parlato in Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della situazione di Rione Ville e di San Giovanni. Devo dare atto alle forze di polizia della nostra città che hanno fatto cose importanti su San Giovanni. Anche un rafforzamento del controllo del territorio, ma la coperta è sempre quella. Io continuo a chiedere in maniera forte un potenziamento delle forze di polizia. Il ministro dell'Interno è venuto 3 volte nella città di Napoli, si ha promesso più volte un rafforzamento delle forze di polizia che io non ho visto. Non vedo questo rafforzamento nei luoghi importanti in cui c'è il contrasto al crimine, i commissariati e le caserme. Da un punto di vista della videosorveglianza devo registrare che passi in avanti sono stati fatti perché sempre maggiori pezzi della città sono videosorvegliati, ma si deve fare sempre di più. Di fronte a attentati di questo tipo, la domanda che bisogna porsi è quella di chiedere. La domanda che bisogna fare allo Stato è quella di chiedere più forze di polizia, perché il controllo del territorio è un compito esclusivo e precipuo dello Stato. Basta parole, solamente fatti, e soprattutto parliamo e pensiamo di contrasto al crimine, la priorità è il controllo del territorio per prevenire i reati e individuare i responsabili, quindi concentrare la maggior parte delle forze di polizia proprio sul controllo del territorio e sulle investigazioni per i reati di maggiore allarme sociale.